C'è Marco Travaglio che verrà a, con la sua lucida analisi che ci permettono di continuare a conoscere, a sapere, a essere informati su quello che avviene nel nostro paese e ci rapportare la sua parola. Grazie. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Io credo questo, che il lavoro che è stato fatto in questi anni dai magistrati, anche un po' magari da alcuni di noi giornalisti, qui oggi a dare sostegno alla manifestazione ci sono in particolare due testate, cioè Micromega e Il Fatto Quotidiano, ma poi ci sono colleghi di La Sette. Ci sono i tuoi ragazzi di Antimafia 2000, insomma il lavoro che è stato fatto in questi anni lo dobbiamo prendere un po' così in autonomia rispetto al processo, perché il processo serve a stabilire se qualcuno ha commesso dei reati e su chi ci sono delle prove sufficienti per dire che sono stati commessi dei reati. I processi sappiamo quanto durano e quindi non bisogna caricare questo processo di un'attesa eccessiva, come se alla fine noi potessimo scoprire la verità dalla sentenza. Quello che è successo in questa vicenda che chiamiamo la trattativa fra lo Stato e la mafia, lo Stato prima e la mafia dopo, perché la trattativa l'ha chiesta lo Stato a Cosa Nostra e Cosa Nostra ben volentieri ha accettato, ne ha avuto grandi benefici, mentre lo Stato non risulta avere avuto grandi benefici, anzi si è messo nelle mani di Cosa Nostra per 20 anni. Bene, la verità dei fatti è già nota oggi, prima che cominci il processo. Noi quasi tutto quello che dobbiamo sapere sulla trattativa lo sappiamo, ci mancano i pezzi che riguardano il livello di consapevolezza di questa trattativa da parte dei vertici dello Stato di allora, che poi, visto che non c'è grande ricambio nella classe dirigente, penso che possano coincidere tranquillamente anche con i vertici dello Stato di oggi. Questo ci manca, nel senso di sapere chi sapeva che cosa, quanti sapevano che cosa e chi ha ordinato che cosa, ma quello che è avvenuto lo sappiamo benissimo. Si parte dalla sentenza della Cassazione sul maxi processo, la mafia, non abituata a vedere condannati i suoi capi, si vendica dei politici che fino ad allora avevano garantito che i suoi capi non venissero condannati, improvvisamente non era più in grado di assicurare quelle garanzie. La vendetta colpisce innanzitutto i politici più vicini alla mafia o che comunque avevano beneficiato dei voti della mafia. C'è una lunga lista di politici che devono morire ammazzati. Dopo il primo che muore ammazzato, e cioè Salvo Lima, la politica si attiva per trovare un accomodamento con Cosa Nostra, e quindi i politici dopo Lima si salvano tutti la pelle, e naturalmente chi viene sacrificato sono i magistrati, che alle trattative non sono abituati e anzi sono vissuti come degli ostacoli viventi sulla strada di queste trattative, quindi Falcone, quindi Borsellino e quindi tutto quello che sappiamo, i carabinieri del ROS che parlano con Ciancimino, la cattura di Provenzano o la cattura di Riina o la consegna di Riina da parte di Provenzano, Cosa Nostra che chiede qualcosa in cambio e mette altre bombe nel 93, facendo vittime altrettanto innocenti, se non addirittura di più, e finalmente il primo segno tangibile che lo Stato è disposto a piegarsi con la revoca o il mancato rinnovo di più di 300 provvedimenti di 41 bis, cioè di carcere duro ai mafiosi, nel novembre del 93. E poi l'ultimo colpetto che dovrebbe dare il via a un nuovo sistema che sia in grado di garantire Cosa Nostra come ai suoi bei tempi, colpetto che poi con l'attentato all'Olimpico viene annullato, revocato, perché ciò che si doveva ottenere è stato già garantito e ottenuto con la
discesa in campo di un partito fondato da un indiscutibile vecchio amico di Cosa Nostra, e cioè Marcello Dell'Utri. Queste cose, che poi hanno prodotto 20 anni di leggi a favore della mafia, le sappiamo benissimo, indipendentemente dal processo, indipendentemente poi dal sapere se Tizio o Caio nel trattare con Cosa Nostra hanno commesso o non hanno commesso un reato. Credo che, visto che gli scopi dei processi penali sono sempre due, uno è quello di accertare la verità processuale in base alle prove che si hanno, e l'altro quello di punire i colpevoli dei reati se le prove ci sono, ecco, gli scopi di questo processo sono due ovviamente, ma il più importante non è quello di mandare in galera qualche ufficiale dei carabinieri in pensione, o qualche politico più o meno in pensione, o qualche mafioso che ha già 10, 12, 15 ergastoli sul groppone e al quale una condanna a 10 o 15 anni farebbe né più né meno che il solletico. Lo scopo principale di questo processo è il primo, cioè mettere un timbro in nome della Repubblica Italiana e del popolo italiano su una verità che già conosciamo e che prescinde completamente dalla condanna di Tizio o di Caio. Noi conosciamo come si sono svolti i fatti grazie al lavoro dei magistrati di Palermo, grazie al lavoro dei magistrati di Firenze, grazie al lavoro dei magistrati di Caltanissetta, grazie al lavoro di molti giornalisti che in questi anni hanno dedicato articoli, libri, trasmissioni televisive, documentari a questa vicenda, che resterà intatta, lo dico senza alcun paradosso, anche se dovessero essere assolti tutti gli imputati del processo sulla trattativa. Così come ciò che è avvenuto per depistare, per depotenziare, per sviare l'indagine della Procura di Palermo nelle più alte stanze del Quirinale, rimane esattamente intatto anche se la Corte Costituzionale, con quella decisione, come l'ha definita Salvatore Borsellino, in consulta, ha dato ragione al Quirinale. Non lasciamoci né demoralizzare né deviare dai titoli della stampa di regime che il giorno dopo la sentenza in consulta della Consulta l'ha trattata come se la Consulta avesse il potere e la possibilità di dirci che non era successo niente o che quello che era successo era tutto normale. La sentenza della Consulta dice semplicemente che ha ragione il presidente Napolitano nel chiedere la distruzione di 4 telefonate casualmente intercettate tra lui stesso e il privato cittadino Nicola Mancino, già uomo politico, già ministro, già presidente di uno dei rami del Parlamento, già vicepresidente del CSM, attualmente puro e semplice pensionato. Quelle telefonate, secondo la Consulta, vanno distrutte, secondo i magistrati no, secondo me no, non c'è scritto da nessuna parte, in nessuna legge, in nessuna norma costituzionale, in nessun codicillo che andassero distrutte, come dimostra il fatto che mai la Procura di Milano aveva pensato di distruggere le telefonate casualmente intercettate tra Scalfaro e un banchiere di Novara, come la Procura di Firenze e poi di Perugia non hanno mai pensato di distruggere le telefonate fra lo stesso Napolitano casualmente intercettato al telefono con Guido Bertolaso. Però voglio dire, questo è il significato della decisione della Corte Costituzionale. È una sentenza secondo me assurda, ma non vale neppure la pena di perderci più tempo del dovuto. Perché? Perché quello che ha fatto il Quirinale resterà scolpito nei libri di storia per gli storici che lo vorranno scrivere, indipendentemente dalla sentenza della Consulta. I libri di storia dovranno raccontare ai cittadini del futuro che nel 1900 e alla fine del Novecento lo Stato trattò con la mafia, 20 anni dopo i magistrati portarono alla sbarra
qualcuno di quelli che trattarono con la mafia, mica tutti, qualcuno, quelli sui quali avevano le prove, e immediatamente, anziché assisterli, spronarli, applaudirli, incitarli, incoraggiarli e complimentarsi con loro, il capo dello Stato, il capo di quello Stato che 20 anni prima aveva trattato con la mafia, si attivava insieme ai suoi collaboratori per fare in modo che quell'indagine passasse di mano, andasse da un'altra parte ed avesse un esito diverso da quello che gli avevano indirizzato i magistrati titolari dell'indagine stessa. E il suo consulente faceva da consulente occulto a umma al privato cittadino Nicola Mancino, sotto sospetto e poi sotto inchiesta per falsa testimonianza in queste vicende, e gli suggeriva persino di concordare versioni di comodo con Claudio Martelli, cioè con l'altro ministro che lo aveva smentito facendolo incriminare per falsa testimonianza. Questa vergogna istituzionale resterà indelebile nella storia, e chi volesse sapere che cosa è successo fra il Quirinale e il senatore Mancino per aggiustare un'indagine che dava fastidio alla più alta carica dello Stato e non solo a quella, non ha che da leggere non le 4 telefonate che noi non conosciamo e purtroppo non conosceremo mai, ma le 8 telefonate, fra Mancino e il consigliere giuridico del capo dello Stato, che invece conosciamo, sono depositate, le abbiamo pubblicate, sono sul sito integrali, sul sito del Fatto Quotidiano e su molti altri siti, dalle quali si capisce esattamente quali erano gli ordini che Napolitano aveva impartito al suo consigliere affinché tempestasse, mobbizzasse addirittura il procuratore nazionale antimafia, i procuratori generali della Cassazione e tutti mobilitabili in quel momento per fare in modo che quell'indagine non si facesse nella forma in cui la stavano facendo i magistrati di Palermo. Ecco, io credo che noi abbiamo questo privilegio che 20 anni fa non avevamo, e di questo dobbiamo rendere grazie alla magistratura, a quei magistrati che abbiamo citato, mica a tutti, perché anche all'interno della magistratura ci sono un sacco di vigliacchi e un sacco di Giuda che hanno remato contro il lavoro dei loro colleghi e si sono dimenticati di difenderli quando venivano aggrediti dall'intera classe politica, salvo rare eccezioni. Dobbiamo rendere grazie ai magistrati, a quei magistrati e a alcune organi di informazione che hanno tenuto viva l'attenzione, perché noi oggi 20 anni dopo abbiamo il privilegio di sapere delle cose che 20 anni fa magari qualcuno intuiva ma nessuno sapeva, e quindi c'è chi sta nei palazzi e continua a lavorare sotto banco e lo farà ancora di più nei prossimi mesi, visto che si è stabilito che è intoccabile, inascoltabile, inintercettabile, ingiudicabile, incriticabile, intoccabile come il Re Sole, no? Però dovrà sapere che adesso c'è un po' di gente che sa. Ecco, noi possiamo permetterci di dire a questi signori: guarda, tu fai tutto quello che vuoi, tanto lo sappiamo che cosa stai facendo, ma anche noi sappiamo come sono andate le cose, e quindi almeno, nessuno ci potrà dire non è successo niente, nessuno ci potrà dire nessuno ha fatto niente, nessuno potrà più venirci a dire il 23 maggio e il 19 luglio di ogni anno che vuole tutta la verità. Perché? Perché non è vero, perché chi ha lavorato contro la verità non può più dire voglio tutta la verità. Voglio tutta la verità lo possiamo dire soltanto noi che sappiamo. Grazie.